La Ruzzoreti comunica trionfalmente l'esito favorevole all'ente derivante dal lodo arbitrale sul ricorso avanzato dal Comune di Teramo contro l'illegittimità della composizione del CDA dell'ente. In buona sostanza però il lodo recepisce semplicemente che non esiste più materia del contendere, visto che l'attuale CDA presieduto da Alessia Cognitti insieme ad Alfredo Grotta e Alberto Fagotti è altra cosa rispetto a quello precedente costituito da Antonio Forlini e gli stessi Cognitti e Grotta, contro il quale il Comune di Teramo era intervenuto. Forlini infatti si dimise da presidente, rimanendo però consigliere del CDA. Di fatto nessuno si è espresso contro l'illegittimità dell'elezione di Alessia Cognitti a presidente della Ruzzoreti, che oggi non risparmia polemiche alla posizione assunta dal Comune di Teramo. La sentenza, mi dispiace, mi sembra un po' didattica e didascalica, ma mi tocca leggervela. È certamente inammissibile l'impugnativa, infondata la censura per la mancanza di motivazione, dice il collegio. Dice ancora, infondata la censura sulla violazione dell'articolo 20, cioè tutte le ragioni del loro ricorso sono state ritenute infondate. All'esito di questo ragionamento complesso del collegio arbitrale si dice, in ogni caso il CDA si era dimesso, quindi potevi tranquillamente chiudere la causa qui. Non pago, hai proseguito, nonostante fosse cessata la materia del contendere, sbagliando anche lì, perché loro hanno proseguito chiedendo la condanna a un danno erariale che è stato rigettato ritenendo che non vi fossero neanche le allegazioni di questo danno erariale. Insomma, cioè veramente questo è una Waterloo per il Comune di Teramo di dimensioni apocalittiche, e veramente riferirsi ai cittadini prendendoli in giro in questo modo da parte sua è drammatico. Il sindaco D'Alberto esprime invece grande soddisfazione definendo questo il lodo della verità, che di fatto riscontrerebbe l'illegittimità della delibera impugnata dal Comune. Questo è il lodo della verità, che dimostra ciò che stiamo dicendo. Primo aspetto, che che quella operazione fittizia delle finte dimissioni di gennaio da parte dell'attuale CDA con la garanzia di essere rinominati aveva una sola finalità, che era quella di far venir meno un ricorso che li avrebbe visti perdenti. Non lo dico io, lo dicono gli arbitri, lo dice il lodo, dove si dice chiaramente che il primo atto che fanno i nuovi vecchi amministratori, in gran parte vecchi amministratori, è quello di dire: scrivete subito all'arbitrato e dite che abbiamo sanato, perché c'era quel vizio che ci avrebbe dichiarato illegittimi. E quindi questo è il primo aspetto. E poi il secondo, molto più importante, che tra i motivi che abbiamo sollevato, alcuni non sono stati accolti, ma è evidente che ci sono sempre diversi motivi di un ricorso, è stato accolto uno dei motivi importanti, pesanti, che abbiamo sollevato e che di fatto rappresenta che c'era un vizio su quella nomina che era illegittima, perché non era stata trasmessa all'ente di controllo, nel senso che l'ente di controllo che deve tutelare sulla gestione della società, soprattutto per tutelare i cittadini, per tutelare i comuni, non aveva ricevuto la delibera, quindi tutto è stato fatto assolutamente in mancanza di controllo, in mancanza di trasparenza, e quindi quella nomina era illegittima.